Ma io credo che il più grande aneddoto sia il pane. Il pane durante la resistenza se ne mangiava molto, tanto. E anche dopo. Poi è andato sciamando lentamente. Parlo per me, perché con mio fratello che mi è venuto a prendere da una casa, mi ha portato in un'altra casa in tempo di guerra, mi diede un moschetto, un tascapane con i caricatori e un pezzo di pane. E durante la strada avevo 11 anni, 12 anni, il pane, sentivi il piacere del pane, non c'era altro, il pane solo. Il cibo ha avuto un ruolo non marginale, è stato un luogo essenziale. E di quei pochi particolari che posso raccontare io, che ho vissuto sulla mia pelle, era importantissimo. E c'era una continua ricerca di farina, di grano per fare il pane. Non si parlava di altre cose, ma farina e pane. Ma per loro era per sopravvivenza. Cioè con una pagnotta di pane dura e secca, tiravano avanti, si spostavano da un luogo all'altro. E non avevano altro da mangiare, il formaggio ce n'era poco perché erano tanti e mangiavano tutti i giorni, quindi le divisioni venivano fatte un pezzetto di pane e un pezzetto di formaggio, tagliatelle o altre paste, se ne faceva pochissime, qualche volta, raramente insomma, ma era pane e formaggio tanto. Ma il sapore del pane era un sapore che aveva di grano, di sapore vero. Anche perché credo che le donne facevano 40 pagnotte di pane, quindi i forni erano sempre sotto ebollizione. Col lievito del pane prima veniva fatto il pane dopo. Poi lavoravano sempre continuamente nel cuocere questo pane. Quindi c'era sto profumo classico del grano, della farina, del pane. Io credo che questa gente che ha rischiato, adesso ne parliamo, sempre, continuamente, i ragazzi di 18 anni e 20 anni sapevano benissimo che per loro non c'era alternativa, cioè o con noi o con quell'altro. Chi ha scelto di stare con i partigiani, se venivano presi venivano uccisi, quindi perché veramente sapevano quello che facevano e sapevano quello che rischiavano, insomma. E quindi credo che bisognerebbe ricordarsi di questa gente. Io rispetto di tutti, come abbiamo sempre rispettato tutti, i fascisti non hanno rispettato mai nessuno. Io credo che in molti posti ancora sia sacrale il cibo. In molti posti, moltissime case. E specie in campagna c'è il pranzo. È sempre qualcosa che una frittata con le patate, una frittata con la cipolla, hanno il simbolo di una frittata con la patata, con la cipolla. Cioè, con gente che apprezza quello che c'è e sentono il sapore di quello che c'è, cioè senza dover strafare. Io credo che esista, poi ognuno di noi la pensa diversamente, questa è la libertà. Ma normalmente queste donne che parlo di queste che ho conosciuto, sono tutte donne che sapevano benissimo quello che rischiavano, molto più degli uomini. Gli uomini molti non c'erano, ma erano le donne che lavoravano, erano le donne che facevano il pane, le donne che portavano queste sacche piene di pane ai ragazzi. Ci sarà sempre nel mondo chi cerca ancora qualcosa di forte, di austero, come di prepotenza, perché prepotenza non è altro per me, però. Io posso dirle di cose particolari che ho vissuto io. Io, mio papà e la mia mamma, qui vicino a Prata, eravamo sfollati, sono arrivati i tedeschi e i fascisti, ci hanno messo al muro 3 volte, a me, il mio papà e la mia mamma. Sono cose che io ce l'ho qui, cioè, per cui per me i fascisti non esisteranno mai come benevolenza. In casa nostra i fascisti non li abbiamo mai sopportati e vorremmo che non ci venissero.
c'era tutta questa gente che aveva voglia, che con un pezzo di pane o un panino o altre cose ridevano e cantavano. E c'era il profumo di loro, della voglia di vivere, della soddisfazione di aver fatto e raggiunto qualcosa.